Sala gremita di imprenditori senior e nuove generazioni per il workshop Dai padri ai figli, l'azienda che guarda al futuro, organizzato lo scorso 6 marzo da Confartigianato Imprese Cuneo presso la sede provinciale. Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella vita di un'azienda perché implica il trasferimento da una generazione all'altra di un vero e proprio patrimonio di saperi e competenze acquisite in anni di esperienza. Il cambiamento investe non soltanto il nucleo familiare dell'imprenditore, ma anche l'insieme di relazioni con il territorio e rapporti con i dipendenti. Per tali motivi il processo di ricambio deve essere gestito in modo consapevole. Con queste premesse, Confartigianato Cuneo ha organizzato questo momento di confronto, trasmesso anche in diretta sul canale Facebook ufficiale dell'associazione, per approfondire la tematica e illustrare la soluzione proposta alle aziende in collaborazione con RV Consulting di Alba. Un'azienda che guarda al futuro deve guardare anche al passaggio generazionale. Questa sera si parla di questo nel convegno in Confartigianato Cuneo e si parla soprattutto della necessità di essere accompagnati in questo percorso. È un tema tutt'altro che facile, come tutti i temi che Confartigianato approccia proprio per dare una mano agli imprenditori un pochino nel corso della loro vita lavorativa. Il tema della successione è importante ed è anche delicato, al di là dell'aspetto affettivo che si genera tra un imprenditore e i suoi figli, c'è anche un aspetto di tutela rispetto ai figli stessi. Sono temi da approcciare in modo scientifico, senza lasciarsi prendere tanto dai sentimentalismi, bisogna fare i percorsi corretti, bisogna avere un approccio giuridico alla questione e bisogna anche saper tenere delle posizioni molto dure quando serve. Nel momento della verità un figlio che sceglie di tenere l'impresa rispetto a un figlio che invece fa un altro percorso, spesso è penalizzato perché l'impresa ha i costi e i fastidi, mentre quell'altro figlio di solito ha invece un vantaggio perché ha un'altra parte dell'eredità. In questo percorso bisogna un po' prepararsi prima che l'evento accada. Nel suo caso personale, perché la sua è stata un'azienda che è passata di padre in figlio, vi siete preparati? Non c'è stata alcuna preparazione, nel senso che io ho prestato la mia opera in modo entusiasta, in modo molto aperto, in modo fiduciario. La successione ha generato dei problemi perché diciamo che il lavoro che è stato fatto non è stato riconosciuto, quindi dico non bisogna perdersi tanto in sentimentalismi, ma bisogna mettere i puntini sulle i, bisogna approcciare il progetto di successione in modo scientifico. Francesca Antonio, due generazioni a confronto, è un passaggio generazionale che sta avvenendo, insomma, però è un passaggio generazionale in serenità. Sì, sicuramente è importante fare un passaggio generazionale in serenità. Io sono stata molto fortunata perché mio padre mi ha preso giovane in azienda e ho la fortuna da quasi 10 anni a questa parte di averlo al mio fianco. Di conseguenza ha potuto insegnarmi un sacco di cose e oltre a insegnarmi un sacco di cose io e mio fratello abbiamo potuto anche apportare delle novità all'interno dell'azienda. Sicuramente tutto questo deve essere gestito in una maniera efficace, di modo da non creare anche troppo scompiglio. Signor Antonio, è con orgoglio che lei lavora insieme ai suoi figli e che seguono le sue orme? Certo, sì. E l'ha pensato questo passaggio generazionale? L'ha studiato prima che... Lo speravo. Lo sperava? E poi è avvenuto? Sì, fortunatamente sì. E quindi come vede la sua azienda nel futuro? Ma speriamo bene, speriamo che i giovani riescano ad andare avanti anche con le difficoltà che c'è oggi per la burocrazia, per le tasse, per tutto quello che ci penalizza, via. Ma papà Antonio è un brontolone, dice ma no, forse, oppure di quelli che fate bene, andate avanti? Papà lui è una persona un po' brontolona, questo sì sicuramente, ma è brontolona perché lui si preoccupa per noi, è preoccupato perché sicuramente non è un periodo facile questo che stiamo vivendo e lui ha molta paura che noi intoppiamo in qualcosa, di conseguenza è solo apprensione quella che lui ha, ma ci dà uno stimolo incredibile. Io veramente non posso che ringraziarlo di averlo al mio fianco e di averci dato questa opportunità e sono sicura di parlare a nome anche di mio fratello. Il passaggio generazionale nelle piccole imprese è un problema che nei prossimi 5 anni coinvolgerà circa il 50% delle piccole imprese, anche del nostro territorio. Un problema che Confartigianato affronta in un convegno e nel quale propone anche un servizio ad hoc. Sì, abbiamo dei dati a livello nazionale che ci dicono proprio che il Piemonte è una regione dove abbiamo un alto numero di microimprese e aziende familiari che saranno coinvolte in quello che è il passaggio generazionale, che a livello italiano si attesta intorno al 26%.
27% a livello piemontese, un dato che oscilla tra il 28% e il 35%, quindi un dato importante. Questa sera lo vogliamo affrontare, vogliamo provare a offrire delle soluzioni ai nostri associati. La successione di impresa non deve essere vista come un evento, ma è un processo che deve essere accompagnato, quindi va pianificato per tempo, va studiato, è necessario un affiancamento in azienda per non perdere quelle che sono le caratteristiche peculiari delle nostre imprese artigiane, che sono la flessibilità, la propensione al lavoro, la conoscenza della materia artigiana e anche dei clienti con tutto il know-how che contiene l'impresa. Ecco, un passaggio che coinvolge sia gli aspetti più tecnici e giuridici, ma anche la parte emotiva. Soprattutto la parte emotiva, perché lo vediamo molto spesso che l'imprenditore tante volte non vuole cedere il posto, non vuole cedere il passo e vede proprio questo momento del passaggio come una sua sconfitta, un suo limite. Non deve essere, anzi, proprio attraverso l'accompagnamento dell'imprenditore si possono raggiungere degli ottimi risultati in quella che è la continuità aziendale, senza che ci siano dei traumi a livello aziendale. Serve appunto pianificare di questo processo e passaggio. Il passaggio generazionale nelle piccole imprese diventa un momento strategico per l'azienda, ma anche per le famiglie. Come accompagnarlo al meglio? Sì, le aziende si devono preparare assolutamente e devo dire molto per tempo, nel senso che forse uno degli errori più importanti e uno più grandi che si fanno sono quelli di aspettare magari la nuova generazione, sperare di essere pronti. Mentre invece bisogna prepararsi per tempo con dei sistemi, con degli strumenti, con una buona organizzazione, prevedere cosa possono fare le nuove generazioni, quali sono i nuovi ruoli, quali sono gli strumenti, gli applicativi che possono essere messi in azienda. Tutto questo deve essere fatto quando ancora in realtà la nuova generazione non è entrata e poi poco per volta accompagnarla e affiancare il senior deve affiancare la nuova generazione, i figli, e insieme fare un percorso. Come arginare anche il fenomeno emotivo? Perché quello è l'aspetto forse che più incide nell'ambito delle dinamiche familiari. Sì, la cosa importante è che i ragazzi devono fare quello che sono in grado di fare, bisogna rispettare le loro competenze, bisogna rispettare quello che è un po' la loro attitudine. Riversare troppa attenzione e troppe aspettative sui ragazzi può essere a volte anche abbastanza pericoloso, perché poi ci può essere demotivazione, ci può essere delusione, ci può essere a questo punto anche un allontanamento del ragazzo o dei ragazzi verso l'azienda, cosa che invece è un grande peccato. Deve essere vissuto in modo assolutamente naturale e con grande anticipo.